Erano venuti a conoscenza di una festa con musica elettronica che avrebbe portato a Montalto centinaia di giovani da tutta la penisola. Così i militari della compagnia Carabinieri di Fano hanno deciso di eseguire un servizio straordinario di controllo alle uscite della strada statale 73 bis. Presenti i carabinieri delle stazioni di Fossombrone, Saltara, Pergola, Mondavio, Cagli, inoltre il personale in borghese del nucleo operativo di Fano e due unità cinofile antidroga di Pesaro. A finire in manette è stato un quarantenne di Viterbo trovato con 103 grammi di hashish. Il giudice per le indagini preliminari di Urbino ne ha convalidato l'arresto. Il legale dell'uomo ha chiesto i termini a difesa e il quarantenne è stato rilasciato. Nel corso della stessa operazione i militari hanno anche denunciato un padovano di 31 anni, sorpreso con 22 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina. Inoltre sono state segnalate alle prefetture per possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale altre 10 persone provenienti da diverse regioni dell'Italia centrale e settentrionale, tra questi anche un minorenne.